l'immigrazione, per la cittadinanza, avete visto la reazione sconcertante di molti che l'hanno resa un argomento da bar. Avete visto come si fa fatica a imporre delle questioni che per me sono di attualità, insomma, noi parliamo ancora dell'omosessualità con un po' di prudenza nel dibattito politico. Parliamo delle differenze culturali e religiose con molto imbarazzo. Invece, secondo me, noi dobbiamo sfidare il paese, che è molto più avanti di noi, peraltro, ma facciamoci sfidare per discutere di queste cose con grande qualità. E poi immaginiamo, io la dico così, che non ci sia solo un dibattito tra destra e sinistra, ma che forse questo paese, non so se anche la vostra regione, ma insomma, quello che ho visto finora me lo fa pensare, abbia bisogno di guardare anche un po' avanti, che sul modello di sviluppo, lo dicevo prima, non possiamo avere sempre le stesse soluzioni. È cambiato, sta cambiando il mondo intorno a noi e noi ci difendiamo, insomma, anche quello che mi raccontavi dell'autonomia valdostana mi dà l'idea di una difesa, di un fortino che si chiude, che fa entrare qualche amico, che ha la parola d'ordine, per cui quando di notte si fa avanti, si apre uno spioncino e dice: sei dell'Union Valdôtaine, puoi entrare. Se è amico di Donzel, un po' meno, ti faccio aspettare un'altra notte. Però dicevo, questo mondo che cambia non ci invita a riflettere su come consumiamo, sulle scelte energetiche, sul turismo, sulle modalità con cui svilupparlo questo turismo, sulla cultura che è la nostra unica risorsa, lo diciamo a tutti i comizi, non si fa mai. Adesso una delle cose buone di questo governo è aver messo insieme turismo e cultura, ce n'è voluto, prima c'era la Brambilla, sapete quella nota statista. No, però per dire che adesso hanno fatto un'operazione quantomeno utile, c'è un bel ministro, tra l'altro del Partito Democratico, e speriamo che qualcosa di buono arrivi. E poi c'è questo tema, e finisco perché inizio a avere un po' freddino, poi magari chiacchieriamo, e non mi ero sbagliato giacca, ho la maglietta giusta, ma una sciarpa, se la... Dicevo, vado. Mi troverai congelato prima che... Dicevo che l'altra cosa a cui vi vorrei richiamare con molta forza è quest'idea di rete, di vicinanza che dobbiamo ritrovare, cioè io non posso sentire che questo partito fa fatica. Aspetta. Questa è una vendetta nel senso che mi ricordo un comizio quando nacque il PD dove Veltroni mi mise a posto la giacca. Ora mi sono rifatto. Va bene, le scaramanzie sono d'obbligo. Cioè, sei tu che sei candidato, eh? Certi paralleli. Certo, ovviamente, sempre sia lodato Veltroni, però a ruoli invertiti. Dicevo però che questa sensazione di lontananza che spesso mi trasferite rispetto al PD, alla politica nazionale, si può superare, questa è la novità. Bisogna superarla prendendo, come dire, un passaggio verso Aosta per qualche dirigente politico. Voi insistete per portarli qui, perché il dibattito ci deve essere, bisogna stare nei posti, non si può fare dalla TV. E però anche da parte vostra, cioè io credo che questa questione della distanza si sia molto ridimensionata, per tanti motivi, perché c'è la rete, perché c'è la possibilità di scambiarsi esperienze. Vi assicuro che il vostro referendum è stato oggetto di studio e di riflessione anche fuori dalla regione, perché è un referendum propositivo, perché c'erano tante storie, perché c'era una questione ambientale, perché c'era la difesa di interessi di piccoli contro il grande potere regionale che sembrava inscalfibile, però c'erano delle questioni politiche forti. E perché una cosa che succede ad Aosta non deve interessare quelli che stanno a Milano? Cioè, superiamola questa barriera, perché è una barriera psicologica ed è un po' un trucco, secondo me. Perché è chiaro che da parte del potere centrale tutti quelli che sono piccoli, che non hanno grandi numeri, non sono interessanti, però alla fine io credo che l'Italia si rifaccia così. Si rifaccia partendo dalle esperienze, non dico microscopiche, però che hanno una dimensione locale, che hanno un'idea di gestione del territorio e delle istituzioni. Io penso che se noi raccontassimo quello che raccontate voi di quello che succede in Val d'Aosta, sarebbe un grande elemento di riflessione sul potere, su come si deve gestire un ente pubblico, su come deve essere orientata la spesa pubblica per ridurre le disuguaglianze, non forse per alimentarle addirittura. Allora, questi temi
attraverseranno, io spero, quest'estate, dopo la vostra vittoria. Io so che dovete fare un ballottaggio eventualmente, no? Quindi eventualmente torniamo, no? E così la stagione fa un po' più, non c'è bisogno di già. Però quest'estate il Partito Democratico avrà un congresso. C'è già qualcuno che lo vuole spostare, come diceva quel film, facciamo mai come data. Perché se no, perché dicono, se facciamo il congresso poi discutiamo, e non si può, perché siamo in un atteggiamento che non bisogna dirla tutta, perché se no cade il governo. Però il congresso invece deve essere una grande occasione di dibattito e anche di, insomma, un momento per riappassionarsi. Guardate, io sto facendo una campagna che non è solo fuori moda, come quello che diceva Raimondo prima, che è quasi assurda. Cioè io sto invitando tutti a iscriversi al PD. Attimo di smarrimento, però ci pensate un momento, riflettete sul mio messaggio, che è quello di dire che in un momento così noi dobbiamo, qualche ragazzo ha occupato la sede di Aosta, mi diceva prima, gli hai dato le chiavi, qui è una gestione più morbida, cioè posso occupare, ti do le chiavi, cioè è un rapporto, direi, no, però è bello così, ma è giusto, era un'occupazione simbolica un po' in tutta Italia. Però l'idea di partecipare, di invadere il dibattito, di superare di slancio queste settimane complicate, di dire che c'è un'idea della politica alta, forte, bella e insomma anche un po' coraggiosa, si può vincere, si può perdere, però si fa una battaglia. Ecco, queste secondo me devono essere le caratteristiche del PD dei prossimi mesi, altrimenti ci spegneremo, perché la politica non vive solo di potere, di alleanze, di soluzioni, no, chi fa il ministro, chi non lo fa, si miserisce tutto. E guardate che queste, io vi posso trasferire davvero un po' di disagio per la politica nazionale, per cui sto volentieri qui, come dire, il più lontano possibile, ma per discutere con voi e capirlo anche quando scenderemo da questo palco, se ci sono suggerimenti, punti di vista, non solo arrabbiati, perché non abbiamo bisogno solo della rabbia, di rabbia ne abbiamo, siamo pieni, c'è un grande disagio in questo paese, abbiamo bisogno di una partecipazione, anche di messaggi che costruiamo insieme che siano positivi. E che cosa serve tutto questo? Perché c'è anche un po' un'idea della politica per cui non servono tutti questi discorsi, sono tutti uguali, no, chi se ne frega di chi vince, tanto non cambierà niente, è un argomento che immagino qui si usi sui partiti nazionali, che si, insomma, è facile. Ma in verità le persone dobbiamo spiegare che se noi avessimo fatto un governo con il Movimento 5 Stelle sarebbe stato molto diverso da quello che stiamo facendo con Berlusconi. So che è una banalità, ma dai governi, dalle modalità con cui costruisce la politica cambiano le soluzioni. Se noi avessimo costruito un dibattito più trasparente nel PD non avremmo avuto questo disagio, perché non sapere chi sono quelli che hanno deciso, prima scherzavo, è un problema. Perché se noi costruiamo un programma, un progetto politico e lo condividiamo con le persone, questo progetto è naturalmente più forte e può essere più costante, perché per fare politica bisogna avere costanza, farlo in Val d'Aosta ce ne vuole particolarmente, perché è più difficile imporsi, perché ci sono degli equilibri diversi, però anche a livello nazionale un governo funziona se può durare, se ha una vocazione, una forza propulsiva diversa da un accordo temporaneo. Per fare le grandi riforme, quelle di cui si parla e che non si fanno mai, bisogna avere un gruppo dirigente che si metta anche un po' a rischio, non possiamo sempre partire dal fatto se faccio questa cosa io rimango lì, allora la faccio, se rischio di non rimanerci più sono un po' meno entusiasta. Ecco, io penso che sia tutto in questo quadro di storie il motivo per cui dobbiamo insistere, dobbiamo farlo nel PD, soprattutto se il PD tiene insieme le altre storie del centrosinistra. Dobbiamo, dove volete farlo? Facciamo un nuovo partito? No, qualcuno lo dice in questi giorni, dove andiamo? Facciamolo nel PD, cercando di riempirlo di quelle cose nuove che a volte si perdono per strada, di quelle cose antiche che facciamo fatica a ricordarci, e un partito davvero che valorizzi quello che state facendo voi. Le vostre storie sono molto più avvincenti di quelle che si raccontano nel linguaggio mediatico, televisivo. La sfida vostra è una sfida che, se dovesse andare in porto, è nel suo piccolo rivoluzionaria, perché qui si parla di un sistema che dura da tanti anni. Ecco, prendiamoci un po' meno sul serio, ma facciamo cose un po' più serie. E questa è l'impressione che ho avuto oggi stando con voi e che vedo in questa piazza, anche nel desiderio forse che le cose cambino. Ecco, finisco su questo. Il cambiamento è la parola più abusata della politica italiana. Se ne parla in continuo, tutti vogliono cambiare e tu dici, ma tu non eri quello dell'altra volta? Cioè, perché non inizi a cambiare te? Sei tutto un po' fisso.
Pensate, abbiamo fatto un anno e mezzo con Monti, che non è andato benissimo alle elezioni, no? Però Monti è centrale in questo governo, è in mezzo, e di fatto la maggioranza che sostiene questo governo è in tutto simile a quella dell'anno scorso, però tutti a parlare convintamente di cambiamento. Ecco, io penso che insieme alla parola cambiamento noi dobbiamo aggiungerne un'altra che forse gli dà un po' di forza, un po' di senso, che è quella di umanità, perché l'umanità tiene insieme la sincerità, il rapporto diretto con le persone, il dovere dire la verità, o quantomeno con la V minuscolissima, insomma, che ci possiamo permettere, spiegarle, discuterle. Non possiamo essere in imbarazzo, giusto Raimondo? Dobbiamo provare a fare un salto, allora quel cambiamento lo faremo insieme, e secondo me non è finita qui. Ecco, io la voglio dire in questi termini, parlo non della Val d'Aosta dove vincete probabilmente, e io invece vi parlo di altre cose. Questo cambiamento è un cambiamento che dobbiamo costruire, perché questo paese è letteralmente sfinito dal punto di vista economico e sociale, è sfinito nelle sue istituzioni culturali, nella scuola pubblica che è stata bistrattata per anni, è finito in un dibattito spesso provinciale, non localistico o autonomista nel senso buono, no, proprio chiuso in se stesso a difendere il proprio pezzettino rispetto a quello del vicino. È finito perché, guardate, noi stiamo parlando di grandi questioni, come si fa a togliere l'IMU, no? Che è il dibattito più avvincente della politica contemporanea, l'IMU è il pilastro fondamentale, ma il disastro è che forse non riusciremo a togliere l'IMU, non riusciremo a evitare l'aumento dell'IVA, questa è la vera questione, questo è il vero disastro. Allora capite che noi dobbiamo provare a fare un salto di qualità, avere uno sguardo più lontano, mettere insieme le storie che sembrano diverse tra loro. Per esempio, nessuno dice che un sistema oligarchico o chiuso è un sistema molto dispendioso e che non distribuisce la ricchezza, perché non è solo un fatto moralistico essere contro sistemi clientelari, non è un fatto moralistico parlare di corruzione, è un fatto anche economico, è un fatto politico, è un fatto di sviluppo. Non è un fatto banalmente, come dire, politico parlare di democrazia, ma i cittadini che sono riconosciuti come portatori di sovranità sono cittadini che vivono meglio, che hanno più possibilità di contare e di decidere le cose. Ecco, questo secondo me deve essere il Partito Democratico. Suonano le campane, sono le 9, adesso faccio fare 9 rintocchi perché volevo fare la chiusura abbracciando Donzella, non riesco. C'ho la giacca di Donzella, la maglietta di Meneghini, se avete un paio di scarpe da montagna domani. Dicevo che secondo me questo dovrebbe essere il PD. Qui l'ho visto già in questa campagna elettorale, nelle parole vostre, delle varie sensibilità, componenti, insomma, ci sono tanti amici diversi fortunatamente, tanti, ho visto anche qualche giovane e molte donne rispetto agli standard regionali, per cui anche questo è molto positivo. Spero che questo spirito scenda un po' a valle, ecco, e di tornare su con notizie più buone quest'estate, e di farlo in una regione restituita ai suoi cittadini, non al PD. Perché noi non abbiamo la concezione proprietaria che abbiamo visto forse da parte di altri, restituita ai suoi cittadini e ad un dibattito più moderno, insieme più rispettoso delle tradizioni di questa regione. Ti ringrazio molto.